Rapidamente, naturalmente, Secchi, Siddi e Daniela, se ha qualcosa che vuole dire su quello che ha sentito. Siamo ripartiti dal pastore per dare un'idea complessiva del disagio. Tanto stiamo col pastore, così diciamo subito come la pensiamo. Però il problema... Attenzione che stare col pastore, caro Mario, significa fare anche campagne di stampa per il pastore. E spessissimo, vabbè, quando non si fanno... voglio dire, dall'altra parte c'è qualche chi altro. Conosce, insomma, chi conosce tu arreda sa che il pastore ha ragione, punto. Quelle case là non si possono fare, non si devono fare. Ti puoi quello chiamare, è l'albergone. Ti puoi chiamare, puoi essere Dio in terra, la capito, casa lì non la fai. Ma butteranno sempre per i superlativi none, ma butteranno via l'albergone, visto che chi lo fa è... Io spero venga abbattuto, perché francamente lì non devi fare niente, punto. E io non sono contro lo sviluppo turistico, anzi, ma lì no, è una questione semplice. Poi invece, perché bisogna stare col pastore? Perché c'è una questione di radici, cioè la questione di fondo che non abbiamo toccato. Che cosa è la Sardegna? La Sardegna non avrebbe dovuto fare chimica fine, non avrebbe dovuto fare industria siderurgica. Quindi errori di pianificazione industriale. Di pianificazione bestiali. Sì, bestiali. Però ormai ci sono, bisogna risolverli. Zedda giustamente dice c'è l'inquinamento. Ti credo che c'è l'inquinamento. Quella roba lì in Sardegna non ci doveva stare. Questo errore adesso è giunto al termine, alla fine della corsa, e Meletti pone la domanda delle domande. Che cosa si fa non nei prossimi 10 anni, Meletti, nei prossimi 20, 30 anni? Perché l'arco temporale che tu hai evocato riguarda quasi 40 anni in cui, Zanda lo sa bene, non si faceva altro che di discutere di una sola cosa. Siddi, piano di rinascita. Ne avrò visti di tavoli aperti sul piano di rinascita almeno 6-7. Non se n'è chiuso uno. Mentre parli, penso, credo che a casa pensino la stessa cosa, che noi stiamo parlando della Sardegna, ma davvero stiamo parlando dell'Italia. Ma stiamo parlando, perché... è la metafora dell'Italia, certo. Ed è una grandissima presa in giro, laddove la amara verità è che l'Alcoa chiuderà, gli operai resteranno senza lavoro, la Vinyls ha un futuro incertissimo. Altri poli industriali legati alla chimica, alla siderurgia, alle materie prime in Sardegna chiuderanno. Qua non si tratta di tamponare e di tenere insieme con i cerotti le varie situazioni. Si tratta di spianare tutta questa storia e ripartire da capo, riformare i lavoratori, allora... nuove industrie pulite e tecnologia, che è tecnologia e turismo, sono i veri settori dove la Sardegna può dare il massimo e l'ha dimostrato di poterlo fare. Io sono stato varie volte alla Silicon Valley in California. La Sardegna ha tutti gli elementi naturali per poter la fare quella analoga. Roba là, ha situazioni analoghe. Allora, un momento. E ci stavamo arrivando, sì, Di ha ragione, e per pura miopia non l'abbiamo fatto. Internet è nato in Sardegna. Cioè la gente non se ne ricorda. Vanno sistemate le teste del mosaico. La più grande azienda europea online era in Sardegna. No, questo è molto giusto. Un momento, ma di cosa stiamo discutendo? Siccome vorrei andare adesso alla Maddalena, lo facciamo con servizi e discussioni sulla Maddalena, perché è un altro caso importante della Sardegna, chiedo alla regia sempre il solito buio, molto teatrale, insomma Zanda, qui ci aiutiamo con sti mezzucci, no? La televisione si sa, e buio teatrale per i caschetti. Allora, se siete informati sullo stato della base militare della Maddalena, azzurro. Se non siete informati, rosso. Allora, quasi nessuno informato. Intanto, da un certo punto di vista, vi tranquillizzo, non c'è più la base militare. Bisogna... Vabbè, adesso vediamo, ne discutiamo. Dunque, Graziella Pluchino è andata a sentire oggi, nel senso di 3 giorni fa, che aria tira alla Maddalena. Vediamo. Noi siamo il personale dell'addetto mensa che lavora a Mariscuola alla Maddalena. Il giorno 28 ci è stata mandata una lettera di licenziamento per tutto quanto il personale, circa 46 persone, dicendo che avevano perso l'appalto e che quindi eravamo tutte fuori. Bisogna passare da una vocazione militare a una vocazione turistica. Ma bisogna essere molto creativi, perché bisogna fare in modo che il turismo o gli effetti del turismo vengano proiettati non per tutto l'arco dell'anno, ma almeno per 7-8 mesi l'anno.
però per fare turismo bisogna avere alle spalle una tradizione, bisogna avere una cultura, bisogna avere dei servizi e tutte queste cose purtroppo qua alla Maddalena ancora non ci sono. Qui si vive fondamentalmente oggi di pensioni, è lo zoccolo duro dell'economia della Maddalena, sono pensioni del pubblico impiego. Faccio l'imprenditore nel settore della ristorazione rivolta al turismo nautico. Non ci sono prospettive, abbiamo una stagione alle porte e non abbiamo assolutamente nessuna certezza. Allora, ricordo che alla Maddalena ci doveva essere il G8 che poi venne fatto all'Aquila, insomma, comunque, e senza altri sondaggi con i caschetti. Comunque, io immagino che da casa, vedendo questa sorta di polso popolare, uno pensi, vabbè, però si poteva anche sentire l'istituzione preposta, dice, uno va a sentire la piazza, la strada, ma si può anche sentire l'istituzione. Dall'assenso che mi hai fatto, Mario, capisco che sto andando bene. Sentiamo che cosa ha da dire il sindaco della Maddalena. La situazione alla Maddalena oggi è una situazione che potrei definire drammatica, perché la Maddalena era stata oggetto di un grande progetto di carattere istituzionale, politico, economico, per cercare di vivere anche di turismo, di vela, di turismo, di ambiente. L'arsenale non si può utilizzare finché non verranno completate le bonifiche. Siccome occorrerà dragare 100.000 metri cubi di materiale, tutta l'area sarà trasformata nuovamente in un grande cantiere. L'ex ospedale militare, che è una tragedia totale, un intervento costato 74 milioni di euro, che è chiuso, non ha mai visto la luce, non ha mai aperto i battenti. Il progetto del rifacimento e della ristrutturazione del fronte mare della città di La Maddalena, finanziato, che però non ha mai visto i natali. In più il Club Med di Caprera è chiuso da 3 anni. Il gruppo Valtour, che ha un villaggio turistico sull'isola di Santo Stefano, è sull'orlo del fallimento. C'è un grosso problema ed è un ridimensionamento del Ministero della Difesa e della Marina Militare Italiana, che alla Maddalena ha una grande scuola di formazione per sottufficiali che noi speriamo che venga in qualche modo non solo mantenuta ma potenziata. E a tutto questo poi si va ad aggiungere ad un dato di disoccupazione strutturale che viaggia intorno alle 1700 persone, quindi su 11.000 abitanti mi sembra un dato che è ben oltre la media nazionale. È una situazione nei confronti della quale occorre intervenire presto, perché le possibilità ci sono i finanziamenti e ci sono anche le prospettive. Allora, da un lato un precipizio, dall'altro le ultime parole, ci sono i finanziamenti, ci sono le prospettive, quindi si tratta di invertire la tendenza al precipizio. Ho una telefonata, ne passerò solo una oggi per questioni di tempo. È pronto? Se c'è, naturalmente, caduta pronto? La linea. Sì, pronto? Pronto? Sì? Pronto? Sì, la sentiamo. Chi è? Buongiorno, sono Marina Spinetti. Sì. Sono un'insegnante sarda, una dirigente del Partito Democratico, ma in questo momento parlo essenzialmente come cittadina preoccupata dall'agonia socio-economica che stiamo vivendo in Sardegna e abbinata ad un'apnea politica. Ora, io chiamavo essenzialmente per parlare di un comitato che stiamo portando avanti, ma tante sono le sollecitazioni che sono venute fuori dalla sua trasmissione che vorrei aprire una parentesi sull'emergenza informazione, visto che di questo si è tanto parlato. Sì. E io mi sento di ringraziare l'approfondimento che oggi state dedicando alla Sardegna, perché la vera emergenza informativa la stiamo vivendo qui in Sardegna, con la stampa e la televisione sarda. Io parlerei di un clima, non so se dire bulgaro o coreano, che realizza un campo di distorsione della realtà che ci impedisce a volte anche di affrontare correttamente i termini della crisi, con spot continui del nostro governatore che, abbinati a censure e illuminanti folgorazioni, insomma, ci impediscono di inoltrare, di portare avanti un'operazione verità.
E lei mi insegna, Bea, che senza un'operazione verità che ci aiuti a ritrovarci oltre la propaganda del governatore, è difficile aggredire. Senta, una crisi. Marina, per evitare equivoci, prima che lei continui, ma anche poi concluda, sia la più sintetica possibile per le solite questioni di tempo, ribadisco per la seconda e ultima volta che la prima persona che ho invitato per una puntata di questo genere è stato Ugo Cappellacci, presidente della Regione Sarda, quindi se poi lui non viene trovando dei pretesti legittimi, magari, adesso non sto a sindacare, ognuno sceglie come vuole, però sappia che sta facendo del danno all'informazione. Non è un dispetto che fa a me, insomma, io le trasmissioni faccio la stessa. Assolutamente, ma detto, infatti le rendevo atto esattamente di questo. E a questo volevo aggiungere l'emergenza sociale determinata dai poteri forti che ormai l'inchiesta P3 ha esplicitato avessero la loro roccaforte in Sardegna. Poteri forti che hanno, a mio parere, ma non solo a mio parere, distorto la percezione di Sardegna, diffondendo in qualche modo la vulgata che il rilancio della Sardegna passi attraverso il mattone, il cemento, che non risolve la crisi, casomai l'aggrava. Quindi insomma, tutte queste, non voglio dare i numeri della crisi che altri più autorevolmente di me danno. In parte l'abbiamo dato, l'abbiamo già dato i numeri della crisi in parte, accogliamo questa sollecitazione. In conclusione, mi dà la possibilità di citare un comitato che un comitato articolo 126, così l'abbiamo chiamato, che prende vita da una possibilità offerta dall'articolo 126 della Costituzione, nonché dall'articolo 50 dello Statuto Sardo, che prevede la possibilità che il Quirinale, appunto, in caso di atti contrari alla Costituzione, violazioni di legge, possa rimuovere il governatore e sciogliere l'intero Consiglio regionale. Noi stiamo percorrendo questa strada, che è una strada, ad onor del vero, già percorsa lo scorso anno dal senatore Francesco Sanna attraverso una lettera al Presidente della Repubblica. Che noi stiamo rimpinguando e aggiornando, Marina, con ulteriori violazioni. Va bene, ci tenga informati. Assolutamente sì, e la ringrazio nuovamente. Grazie a lei e a chi ci segue. Prego, rapidamente. Pur apprezzando la sincerità, l'impegno per l'isola, eccetera, bisogna sgombrare il campo da una serie di miti con i quali poi i sardi, per esempio? Noi sardi, copriamo alcune nostre manchevolezze. Il mito dei poteri forti. Ora, cioè, ci sono 40 anni di storia dell'autonomia della Sardegna che parlano da soli. Gli errori sono stati compiuti principalmente lì, dalla classe politica regionale e da quella nazionale, che da Cagliari e dalle grandi città della Sardegna è finita a Roma. Cioè, nessuno ha pianificato un futuro seriamente per questa regione, quindi lasciamo perdere i poteri forti, occupiamoci di chi decide veramente, di chi legifera. Quella è la cosa infatti, importante. Noi abbiamo i nostri interlocutori per parlare nostro piccolo, della perché se no, abbiamo, se no non centriamo il problema è nella politica, perché in Sardegna quasi tutto è politica. La regione è la più grande industria della Sardegna. Allora, il consiglio regionale costa 80 milioni di euro, vogliamo dirlo. Ma di cosa stiamo parlando? Allora,